Allora, riprendiamo chiedendoci un'altra piccola domanda: dove misuriamo? Finora ci siamo chiesti che cosa misuriamo. Misuriamo dei valori associati a delle proprietà dirette o indirette. Ma nel contesto di un processo, noi sappiamo che il processo non vive da solo, ma vive all'interno di un suo ambiente, di un suo ecosistema. Un processo viene alimentato da risorse e produce dei risultati. Le risorse, cioè gli input al processo che gli permettono di lavorare, sono da un lato appunto le capacità che ha il processo di lavorare, quindi le persone, quindi i macchinari, quindi gli spazi, quindi i tempi, ma anche gli ordini, gli input, no? I token, le richieste che provengono. Senza questi due elementi il processo non potrebbe lavorare. Il processo può lavorare se ha le risorse umane e tecnologiche, anche economiche, per poterlo fare e se ha delle richieste da poter soddisfare. Poi c'è il processo che effettivamente prende le richieste e le trasforma in prodotto attraverso una o più fasi, e poi c'è il prodotto. Io posso osservare il prodotto indipendentemente dal processo che l'ha generato. C'è questa bottiglietta qua sul tavolo e non so come è stata prodotta, ma posso andare a misurare degli attributi di questa bottiglietta, indipendentemente dal processo che l'ha generata. Quindi io posso attuare delle misurazioni sull'ingresso del processo, quindi sulle risorse che arrivano all'ingresso del processo, il personale, le materie prime, l'energia, le risorse economiche, gli spazi, il tempo stesso, una risorsa, il tempo disponibile, eccetera. E sono, normalmente sono delle quantità su cui il processo non ha possibilità di intervenire, di cambiare. Cioè, se per un determinato processo sono affidate due persone, sono due persone che devono lavorarci, queste sono due, non è che il processo al suo interno può stamparsi una persona nuova e così lavorano in tre. Ma è importante sapere che a quel processo sono state assegnate due risorse umane e non tre, perché poi nella valutazione dei risultati devo tenere conto. Quindi le quantità di ingresso al processo sono delle entità che ha senso misurare per costruire degli indicatori, anche se non sono direttamente influenzate dal processo stesso, ma semplicemente per rapporto di causa-effetto. Cioè, se ci sono risorse in ingresso, il processo non può modificarle. L'altro tipo di risorse in ingresso, appunto, è il numero di ordini, no? Il numero di richieste. Non decido io se mi arrivano tante o poche richieste. Però se vai a vedere quanto ho prodotto, la mia produttività, la mia efficienza, se mi sono arrivati 100 ordini, o se mi sono arrivati 10.000, magari la mia produttività sarà diversa. Perché in un caso magari ero stato utilizzato le risorse che avevo, nell'altro invece le risorse che avevo non sarebbero state sufficienti. Quindi definiremo una serie di indicatori di ingresso che ci permettono di valutare meglio ciò che è stato prodotto dal processo stesso. Poi avrò ovviamente delle misure legate al processo. Queste sono più facili, volendo, da osservare per il sistema informativo, se il processo è gestito in tutto o in parte dal sistema informativo, che vanno ad osservare che cosa avviene all'interno del processo stesso. Che cosa avviene in termini di che cosa viene fatto, quando viene fatto, quali sono i tempi di attesa, quali sono i tempi di lavorazione, quali sono le quantità, il numero di volte che devo tornare indietro perché c'è stato un errore. Osservare e misurare ciò che avviene all'interno del processo. E poi il terzo punto in cui posso prendere misurazione è sul prodotto finale, sull'uscita del processo.
Uccisore processo va a misurare le qualità del prodotto, o le quantità, cioè gli attributi in generale, dell'output del processo. Alcuni, ovviamente, queste quantità in output sono ciò che produco in uscita, dipende e da ciò che ci ho messo in ingresso e da come l'ho trasformato, da come l'ho elaborato nel processo. Quindi se ho un volume di uscita elevato, ho prodotto tanti prodotti, vuol dire che il processo è stato in grado di generarli, ma vuol anche dire che il processo in input ha avuto lo stesso numero di richieste. Per lavorare ovviamente in modo efficace. La qualità del prodotto, io posso misurare la qualità di un prodotto, indipendentemente dal processo, anzi lo devo fare. Noi sappiamo che la qualità di un prodotto è funzione della qualità del processo, certo, perché io vado ad ottimizzare il processo affinché il prodotto abbia una qualità migliore. Ma poi, indipendentemente da ciò, il prodotto in quanto oggetto fisico, nel caso di cui sia un oggetto fisico, ma potrebbe anche essere un servizio, potrebbe anche essere un'informazione, un articolo, un testo, un libro, quello che volete, ha una sua qualità intrinseca. Ma io potrei arrivare a livelli di qualità paragonabili anche con processi molto diversi. Magari un processo di scarsa qualità intrinseca, e quindi avrò tanti scarti, avrò tanta rilavorazione, avrò un'efficienza molto bassa, ma insomma, con tanta fatica riesco ad arrivare allo stesso livello di qualità del prodotto. Oppure un processo più ottimizzato che mi dà un prodotto di pari qualità con meno sforzo. Quindi anche lì andare a confrontare le qualità, cioè le misure sugli attributi del prodotto, con quelle del processo mi dà un'indicazione da cui posso misurare delle quantità derivate come appunto l'efficacia del processo stesso. Quanto è buono questo processo a produrre gli oggetti buoni, no? Quindi dobbiamo sempre distinguere, fare, diciamo, molto a mente locale, se stiamo valutando una quantità prima del processo, che di fatto fa parte dell'ambiente, delle risorse che sono date in input al processo stesso, una qualità dell'output del processo, che quindi posso osservare anche se non conoscessi il processo, anche se il processo fosse già finito 10 anni fa, ma io quel output, quel prodotto o servizio lo posso comunque valutare, oppure più propriamente le qualità del processo. Le risorse in input sono quasi sempre a denominatore delle misure che facciamo, perché sono un dato. Allora io devo dire a fronte di questi input che cosa produco in output? Quindi quasi sempre saranno dei confronti, dei rapporti tra output prodotto oppure processo e input e risorse d'ingresso. Non è merito mio se ho tanti ordini in ingresso, non è merito di quel processo. Ma ricordiamoci cosa stiamo cercando di fare qui, stiamo cercando di valutare, monitorare l'esecuzione di un processo al fine di poterlo migliorare, quel processo lì. Se quel processo ha in input tanti ordini, non è merito suo, è merito di chi stava a monte, della parte di processo che stava a monte che ha portato a generare questi ordini. Quindi gli input non sono mai un fattore, una colpa o un premio, diciamo così, da attribuire al processo. Invece l'output sì, o anche le risorse usate al suo interno sì. Sempre sulla domanda dove misuriamo, possiamo a volte misurare delle proprietà, qui sono chiamate interne o intrinseche, dell'entità, in generale. Allora, se parliamo di una proprietà intrinseca del prodotto, no, o il prodotto finito, lo vado a misurare, mi basta avere il prodotto e basta. Una proprietà intrinseca del processo, anche lì posso andare a valutare, che ne so, il numero di lavorazioni che viene fatto, il numero di risorse che vengono impiegate o cose di questo genere. Semplicemente mi basta andare a osservare una singola entità, cioè
il tempo, diciamo, il tempo di lavorazione di una determinata fase. Allora, vado a vedere quella fase lì, mi basta osservare quella e ti so dire quanto tempo impiega in media. Non mi interessa sapere all'interno del processo cosa c'è prima, cosa c'è dopo, perché sono arrivato lì. Se ciò che voglio osservare è il tempo di lavorazione di determinata fase, basta osservare quella fase lì. Invece ci sono misure di tipo esterno. Le misure di tipo esterno sono quelle che si ottengono andando a considerare l'entità, quindi il processo, la parte del processo o il prodotto, ma tenendo conto anche dell'ambiente, cioè di ciò che sta all'esterno. Ambiente è un termine generico che noi usiamo per dire ciò che sta all'esterno. Quindi non basta osservare solo il processo, solo il prodotto, ma devo andare a vedere come il processo e il prodotto magari interagisce con l'esterno. Come processo prodotto, che ne so, si guasta durante il trasporto. La bottiglietta, questa è la quale capita, ma di acqua gasata esplode durante il trasporto mentre la agiti perché la pressione sale e il tappo fa schifo. Però non posso farlo semplicemente osservando il prodotto. Devo andare a vedere il prodotto nel suo ambiente. Devo capire il tempo di lavorazione di un prodotto tenendo conto che quella macchina lì o magari quella persona è usata da altri 18 processi, è usata anche da qualcun altro. Quindi non mi basta osservare solo quella lavorazione se non so anche altre informazioni, chi altri usa, oppure che solo quella persona è capace a usare quella macchina, cioè a qualunque altra informazione che sia esterna al processo, che sia pertinente di altri processi aziendali oppure addirittura extra-aziendali. Chiaramente sono misure più complesse in questo caso perché richiedono quasi sempre un'osservazione più ampia nel tempo o nello spazio. Cioè nello spazio devo andare a recuperare informazioni da fuori o nel tempo, cioè devo tenere sotto osservazione, prima o dopo, il prodotto, anche quando non ce l'ho più in fabbrica, no? Quando non ce l'ho più all'interno dell'azienda. Oppure, e quindi ad esempio tutte le misure di manutenibilità, di affidabilità, sono tutti di questo tipo. Lo misuro dopo che il prodotto è uscito. E la terza qualità di misure è quelle relative all'uso che gli utenti fanno degli output del processo. Allora, queste sono tutte misure sul prodotto, non sul processo, perché sto parlando degli utenti, sono utenti che prendono in mano il prodotto finito. E mi chiedo, ad esempio, se sono soddisfatti del prodotto stesso, se lo usano bene, se il prodotto è facile da usare, eccetera, eccetera. Allora, queste sono ancora più difficili, perché non mi basta solamente, diciamo così, prendere delle misure oggettive, che magari sono difficili da prendere perché fanno parte di una filiera più ampia rispetto alla mia, ma in qualche modo sono sempre misure oggettive, ma devo andare anche a interagire con i miei clienti o un sottoinsieme rappresentativo dei miei clienti. E purtroppo tra queste misure, che sono le più difficili da ottenere, c'è quella fondamentale, cioè la soddisfazione dell'utente. Devo ancora trovare un manuale della qualità che non inizi con le parole: l'obiettivo dell'azienda è massimizzare la soddisfazione degli utenti, no? Oppure, come dicono in qualche serie TV, a rendere il mondo un posto migliore. Però sono quelle cose meno oggettivabili e più difficili da misurare. Quindi facciamo attenzione, no? Nel senso che ne facciamo attenzione a fidarci troppo di misure di questo genere. Ah, ma sì, ma facciamo un'indagine, commissioniamo un'indagine, un sondaggio telefonico. Sì, va bene, ok. Però in realtà quei dati lì non li hai. L'esempio molto concreto. Adesso cominciano a uscire sul mercato, non tanto perché le fanno ancora costare troppo, gli elettrodomestici connessi, no? Connessi a internet. Voi dite, ma perché? Non so neanche io perché dovrei volere un frigorifero connesso a internet o una
un forno connesso a internet o altre cose del genere. Ma di sicuro il costruttore lo sa perché lo vuole. Perché dopo che io ti ho venduto una lavatrice, non ho la minima idea di come tu la userai. La usi una volta al giorno, due, cinque. La lavatrice ha 10 programmi, quali usi? Quali sono i programmi di lavaggio che i miei utenti usano? Un fornitore non lo sa questo. E come fa a progettare le funzioni del prossimo modello di lavatrice se non sa come gli utenti usano questo? Allora lo sa in modo molto molto indiretto. Magari fai qualche sondaggio, magari qualche lavatrice ti ritorna in riparazione e quindi riesci da lì. Sai, tante volte, adesso tutti gli elettrometrici ormai hanno un microcontrollore dentro, non hanno più la parte elettromeccanica, quindi quando vai in riparazione, stai tranquillo che la prima cosa che fa il riparatore è c'è la memoria, legge i dati che sono memorizzati dalla macchina e li trasmette a casa madre, dove lì ci sono delle statistiche su come è stata usata. Per un conto avere una statistica sull'1 per 1000 dei prodotti che si è rotto, e è stato mandato in riparazione presso i canali ufficiali. Un conto è avere dei dati in tempo reale di tutti i prodotti che hai sul mercato, che ti dicono oggi alle 2 del pomeriggio Tizio ha fatto il lavaggio a 90 gradi. Allora, la tecnologia ci sta permettendo sempre di più di riuscire a fare questo tipo di misurazioni anche qua in modo oggettivo e ad un costo molto minore. Per uno dei tanti motivi per cui si tende a fare applicazioni web e non applicazioni installabili è perché quando un utente va sul mio sito web io so tutto ciò che sta facendo, perché lo sta facendo sul mio server. Se un utente si scarica un programma, se voi usate Word per scrivere, no? La Microsoft non sa se scrivete tanti documenti di 2 pagine oppure di 200 pagine. Magari potrebbe servire per capire se ottimizzare o no certe funzioni del prodotto. Poi ha tutti i soldi che gli servono per poter sapere quello che vuole, per altri canali, no? Però come concetto generale. Se invece lo scrivete con Google Docs, Google sa immediatamente quante righe avete scritto, lettere, parole, in che lingua, in che carattere, eccetera, eccetera. Perché l'hai fatto sul suo server. E quindi questa informazione, che di solito è un'informazione molto qualitative, molto imprecise, molto a macchia di leopardo, molto poco precise, poco dense, adesso con le nuove tecnologie sempre connesse stanno diventando sempre più precise. Quindi possiamo tenere conto sempre di più nei nostri processi gestionali. Non devo aspettare di incaricare una ditta che faccia un'indagine telefonica, che chieda agli utenti che rispondono a cacchiate perché magari l'hai interrogato nel momento sbagliato e allora hanno un altro per la testa. E quindi l'affidabilità di quel risultato molto basso. No, ho il prodotto stesso che mi dice l'utente come lo sta usando. Con riconoscimento vocale riusciremo anche a capire quando l'utente dice parlarci mentre lo usa perché non è soddisfatto, no? Ci arriveremo. Non siamo lontani. Quindi, anche qua sono vari tipi di informazioni che possiamo prendere. Ma qui ci sono alcuni esempi relativi più a prodotti di tipo software, che fanno una distinzione tra l'output, il processo e l'input. Quindi le risorse, l'input, ad esempio, nel caso del software sono le persone, sono gli strumenti. Il processo, cioè il progettazione, potrebbe essere l'implementazione, il collaudo. L'uscita, l'output sono, l'output è il processo di progettazione, è la specifica. L'output è il processo di implementazione, è il codice sorgente, eccetera. E per ciascuno di questi livelli, input, processo e output, risorse, processo e output, possiamo avere delle misure di tipo interno e delle misure di tipo esterno. Quindi le misure interne del prodotto vanno a, cioè, vedete qua il numero di linee, le funzioni che vengono sviluppate, il numero di moduli, quanto è strutturato il codice, eccetera. Informazioni che posso ottenere analizzando l'output. Misure esterne sono, sul prodotto, sono misure che mi dicono come si comporta questo mio output una volta che è all'esterno. Quindi, ad esempio, quanto la manutenibilità, cioè quanto è facile o quanto frequentemente devo modificarlo, quanto è affidabile, ossia quanto non frequentemente sbaglia, quindi quanto frequentemente funziona correttamente, eccetera, per quanto tempo.
misure di processo interne sono di tempo, il tempo di sviluppo, lo sforzo, l'effort. Il tempo è tempo, il che differenza c'è da tempo e effort è il tempo è il tempo di orologio e l'effort è il tempo di orologio moltiplicato dal numero di persone che ci lavorano. L'impegno, l'impiego di risorse umane. I guasti trovati, il numero di guasti di malfunzionamenti osservati, cose di questo genere, questi sono soprattutto per la fase di test. Anche qua, ad esempio, una misura esterna dei processi è l'efficacia dei costi. Perché, ad esempio, soprattutto nella parte, ad esempio, nella parte di test, ma anche quella di progettazione, io posso avere dei costi che sono dovuti magari ai malfunzionamenti del software successivi. E quindi ho dei costi che sono derivati dal fatto che il mio prodotto è andato all'esterno, c'è stato un malfunzionamento e ritorno all'interno per la correzione, ad esempio. Quindi non solamente durante il processo di implementazione di design, ma anche poi durante il suo utilizzo. E poi ci sono tutte le misure sull'input. Le misure sull'input tendono a essere, non dico sempre le stesse, ma si somigliano molto, perché il tipo di risorse in input sono quasi sempre le stesse, no? Ad esempio, dal punto di vista della produttività, il numero di persone rispetto al numero di prodotti. Le caratteristiche delle risorse che ho in ingresso. Quindi abbiamo tutte le varie caratteristiche, no? Allora, noi dovremmo andare a identificare sul nostro processo o sul nostro prodotto, quindi sull'output, o sul nostro ingresso, a volte, raramente, quelli che sono gli indicatori, interni o esterni, che rappresentano meglio le qualità che vogliamo osservare del nostro processo. Per poterlo definire, noi, chiacchierando, abbiamo fatto degli esempi, anche degli esempi numerici. Però ci siamo accorti che se non facciamo attenzione con gli esempi numerici, rischiamo di definire delle quantità che non hanno senso matematico. Perché non sono numeri, ma sono misure. Una misura ha dietro, ha associato un metodo di misurazione, ha dietro una scala di misurazione. Allora, prima di andare, cosa ci aspetta davanti? Ci aspettano ancora due tasselli che poi metteremo insieme in fondo. Il primo tassello è, capiamo un po' meglio cosa vuol dire questo processo di misurazione, queste scale di misura, queste metriche, cosa vuol dire in modo da poter essere poi sicuri che certo di definire gli indicatori che abbiano senso matematico. E poi la seconda, quindi il primo tassello, il secondo tassello sarà quello di capire, lo faremo analizzando una tassonomia di possibilità, quali sono i tipi ricorrenti di indicatori che normalmente si definiscono. Quindi quali sono le misure che, posso, che normalmente posso prendere e come posso combinarle per ottenere una serie di indicatori. E quando poi metteremo insieme queste due cose saremo in grado di definire gli indicatori che hanno senso definendoli, diciamo, matematicamente in modo corretto. Partiamo dalla parte, diciamo così, più matematica, non scontate, non facciamo integrali. Ci sono un paio di slide che fanno paura, ma le saltiamo veloci. Vabbè, la teoria di misurazione è sempre in evoluzione, nel senso che se col passare del tempo si trovano metodi sempre più precisi, sempre più raffinati di misurare gli attributi che ci interessano, perché poi alla fine ricordiamo, sempre l'attributo di un'entità di cui vogliamo ottenere una misura. Allora, qui c'è una breve storia dei metodi di misura della temperatura. Va bene. Prima nell'esempio vi ho fatto una breve storia dei metodi di misura della soddisfazione utente e del comportamento utente, cioè passi dall'intervista dell'utente al dispositivo che parla direttamente col produttore per dirgli cosa sta facendo l'utente, no? Quindi sono tutti bisogni di informazione che ho e metodi di misurazione che via via evolvono nel tempo. Quando ovviamente si è cominciato a studiare un po' meglio che cosa significava dal punto di vista fisico e matematico, hanno inventato questa teoria della misurazione, di cui noi chiaramente estrarremo un paio di concetti principali, no? Su cui poi costruiamo, dove
ci si è resi conto che i tipi di misurazioni sono anche qualitativamente diversi. Cioè misurare una temperatura, misurare una lunghezza, sono due cose molto diverse, perché ad esempio tra lunghezze, come dicevamo prima, esiste il concetto del doppio della metà. Le lunghezze si possono sommare, le temperature no. Le date non si possono sommare, ma si possono sottrarre per calcolare differenze. Quindi le varie misure che prendiamo nella vita reale hanno delle proprietà matematiche un po' strane. Allora, quello che si è cercato di fare è di definire bene, con un concetto di scala, una scala di misurazione, quali sono le varie tipologie di queste misurazioni, e poi da lì definire quali sono le operazioni che ha senso applicare a ciascuna di queste. Quindi noi abbiamo un'insieme che innanzitutto misurare significa confrontare. La misurazione, quando dico che l'A è lungo 21 cm, significa che è lungo 21 volte l'unità base, che è il centimetro. Quindi confronto una misura con una misura di riferimento, sempre. Non esiste una misurazione che non sia un confronto. Allora, il confronto, mi chiedo che tipo di confronti posso fare. Ad esempio, se ho due persone e l'attributo che voglio osservare sull'entità persona è l'altezza, il confronto più semplice che posso fare è: Tizio è più alto di Caio. Lo posso fare perché l'altezza è un attributo che permette di mettere in ordine le persone. L'attributo altezza delle persone è un attributo che può essere messo in ordine, sopporta, no, il confronto di tipo più alto di. In realtà l'altezza sopporta anche un confronto in più, cioè più, di quanto è più alto. Quindi anche può essere non solamente un confronto binario, sei più alto o non sei più alto, può essere anche un confronto quantitativo. Altre misure, se io vi chiedessi in che città siete nati, è un vostro attributo. Ma non posso dire maggiore o minore di. Sono valori diversi. Posso dire che voi due siete nati nella stessa città e voi due invece siete nati in città diverse. Vi posso confrontare sulla base dell'attributo città di nascita. Ma il confronto che posso fare è solamente di tipo uguale diverso. Non può essere di tipo maggiore o minore. Perché l'attributo città non è ordinabile. Se invece vi chiedessi la vostra città di nascita più a nord o più a sud, allora diventa ordinabile. Ma è un attributo diverso a quel punto, è la latitudine della città di nascita. Quindi a seconda, sono sfumature, no? A seconda di cosa vado a misurare, posso fare certi tipi di confronti piuttosto che altri. E a seconda del tipo di confronti che posso fare, ha senso, ad esempio, fare delle operazioni diverse. No? Tipo, ad esempio, l'operazione di mettere in ordine dal più alto al più basso si può fare. Mettere in ordine per città di nascita non ha senso. Mettere in ordine per città di nascita dal più meridionale al più settentrionale ha senso. Mettere in ordine dal più alto al più basso, mantenendo una distanza proporzionale alla differenza di altezza, si può fare. E così via. Allora, questo è dal punto di vista intuitivo ciò che capiamo. Dietro bisogna riuscire a formalizzarlo per poi riuscire, diciamo, a supportarlo dal punto di vista matematico. No? Quindi il nostro obiettivo è riuscire a formalizzare, darti delle regole che riescono a catturare questi ragionamenti che empiricamente sugli esempi ci sono chiari, spero, evidenti, è ovvio, no? Che ci siano queste differenze. Allora, in qualche modo dobbiamo renderci conto che quando facciamo una misura, in realtà stiamo facendo una mappatura. Stiamo mappando un attributo di un'entità in un insieme di valori. L'attributo di entità città di nascita in un valore stringa Torino. L'attributo dell'entità altezza in un valore numerico 185.
E quindi in realtà è su questa funzione di mapping, è da questa funzione di mapping che definiscono le proprietà del valore misura. Questa funzione calcola un valore, questo valore ha certe proprietà in base a come è stata fatta questa misura, quindi a come è stata fatta questa funzione di mapping. Per fare l'esempio dell'altezza, abbiamo l'entità Joe e l'entità Fred, che sono due persone, e posso misurare l'altezza. Quindi la funzione m, che è la misurazione dell'altezza, mi restituisce due valori diversi. Quando applico la funzione m, misura l'altezza di Joe, mi restituisce 180. Quando applico la funzione m, misura l'altezza di Fred, mi restituisce 172. Allora, l'affermazione del mondo reale, Joe è più alto di Fred, la traduco nel mondo matematico come la misura dell'altezza di Joe, misura, cioè numero, è maggiore della misura dell'altezza di Fred. Questo lo posso fare perché la misura mi permette, mi conserva la proprietà matematica di ordine. Io questa misura la potrei fare in modo diverso. Se anziché misurarla in centimetri, misurassi in pollici, in inch, sarebbero numeri diversi, ma continuerebbe a valere la proprietà che la misura di Joe è maggiore della misura di Fred. Se la misurassi in spanne, uguale. Cioè questa misura io la posso fare in tanti modi diversi, ma tutti questi modi preservano sempre le stesse proprietà, lo stesso mapping. È un mapping arbitrario, ma l'importante è che preservi la quantità dell'ordine in questo caso. Siamo concentrati sull'ordine. E quindi vari sistemi di misura sono tutti in qualche modo equivalenti per poter rappresentare la proprietà di confronto: Tizio è più grande, è più alto di Caio. Quindi io devo potermi fidare del fatto che la mia metrica, tutte le volte che mi dice che due misure sono maggiori, la misura di Fred è maggiore della misura di Joe, allora effettivamente Fred sia più alto di Joe. Questo è un meccanismo di misura affidabile. Se io misuro una temperatura che è più alta oggi di ieri, allora vuol dire che oggi fa più caldo di ieri. Dice, è ovvio. È ovvio perché è un sistema di misura che mi garantisce questo. Adesso oggi nella previsione del tempo va sempre di moda definire due temperature, la temperatura effettiva e la temperatura percepita. Perché c'è una discrepanza tra quella che è la temperatura oggettiva e la sensazione di caldo freddo che abbiamo, che dipende dalla combinazione tra temperatura e umidità, di solito. Allora, in quel caso hanno definito dei sistemi di misura diversi, che sono diversi da quello di base, per garantire una corrispondenza con la percezione del freddo da parte umana. Quindi non è scontato che una certa quantità, chiaramente se stiamo sulle quantità fisiche è più facile, la misura della lunghezza è qualcosa che abbiamo studiato, no, dalla scuola media che si fa in un certo modo, però noi ci stiamo preparando per andare a misurare dei processi, quindi sono anche un po' più astratti purtroppo di queste cose, e quindi più difficili. Quindi abbiamo una metrica che è ammissibile, ammissibile è un complimento per dire semplicemente fatta bene, è sensata, altrimenti la buttiamo via perché non ci serve a niente, se è in grado di preservare le qualità di confronto che ci interessa preservare, che ha senso preservare. E mappa i valori, è una funzione di mapping, dall'entità a una scala numerica, no? Su una opportuna scala di misurazione. E queste scale possono essere di vari tipi. Questo è il salto, ma posso. Se non per dire, adesso non entro nel formalismo, però riprendo una frase che ho detto un attimo fa. La funzione di misurazione mi deve garantire di preservare le proprietà che voglio preservare.
Allora, qui ne abbiamo vista una. Se A è maggiore, se A è più alto di B, cioè Fred è più alto di Joe, allora la misura dell'altezza di A deve darmi un valore numerico che è maggiore della misura dell'altezza di B. Ma è una delle proprietà che voglio poter preservare. Ad esempio, se io voglio prendere A e lo faccio salire a spalle di B, e chiamo questa operazione aggiungi, vorrei che la misura dell'altezza di A sulle spalle di B sia uguale alla misura dell'altezza di A più la misura dell'altezza di B. Questa è una proprietà additiva, che non è solo una proprietà di ordine, no? È una cosa in più, che nel caso dell'altezza ha senso chiedere. Adesso non è tanto utile far salire persone una sulle spalle dell'altra. Se noi pensiamo invece ai voto degli esami, l'esempio che facevo prima, la proprietà di ordine, cioè quella col maggiore, è giusto chiederla, è giusto pretenderla. Ma che se io so più di te, il mio voto sia maggiore del tuo. Poi non è vero, perché il voto dell'esame non si misura quanto sai, ma si misura quanto giusto hai fatto l'elaborato. Però diciamo, se il mio elaborato è migliore del tuo, allora il mio voto deve essere migliore del tuo. Ma sulla somma non si può dire, non è che se io ho fatto due elaborati, se li metto insieme ottengo un voto che è la somma di quei due. Non riesco neanche a dirlo a questa frase. Non ha senso, non ha, per esempio, la valutazione di un voto non deve avere, la valutazione di una prova secondo una scala di voti non ha la proprietà additiva. Come non ce l'hanno quasi tutte le misurazioni che vengono fatte su una scala chiusa. Cioè una scala fissa di valori non ha quasi mai senso una proprietà additiva, perché per sua natura la proprietà additiva ti potrebbe far sforare da quella scala. Allora cosa succede? Finisce il mondo. Per cui le percentuali, ad esempio. Sommare due percentuali non ha senso. Ma dietro ai telegiornali che ti dicono che la differenza tra il più 2% e il più 3% è un meno 1%. Ma non si fa la differenza di due percentuali, non hanno senso. Dal punto di vista additivo, quella misura lì non ha la proprietà di preservare una somma o una sottrazione. E quindi noi abbiamo delle proprietà della misura, quella di ordine, quella di somma, eccetera. E come faccio a scoprire queste proprietà? Ma le scopro, ad esempio, ragionando su quelle che sono delle trasformazioni del meccanismo di misura stesso. Ad esempio, mi chiedo, ma io questa stessa cosa, dal punto di vista teorico, poi non ho bisogno di farlo in pratica, come altro potrei misurarlo? In quali altri modi potrei misurarlo? E a seconda delle leggi di trasformazione tra il modo 1 e il modo 2 di misurarla, quindi attraverso una trasformazione del sistema di misura, se io vado a osservare la forma matematica della trasformazione da un sistema di misura a un altro, riesco a capire quali sono le proprietà che vengono preservate dal sistema di misura. Ad esempio, se io misuro un'altezza in centimetri oppure in pollici, la trasformazione tra un sistema di misura e l'altro è semplicemente proporzionale, moltiplico per il coefficiente, 2,54. Giusto? Quindi è di questa forma. Se la forma di trasformazione fosse questa, per assurdo, non avrei più la proprietà additiva che invece conservo sopra. Perché vorrebbe dire che se supponiamo che A sia un decimo e B sia 5, allora se misuro Joe a 180 centimetri, M, la misura di Joe, nel sistema alternativo sarebbe un decimo per 180 più 5, quindi 18 più 5 è 23. Così, non so come termine di misura sia. L'altro, che è 170, sarebbe 17 più 5, 22.
se provo a fare la somma dei due e trasformarla, il risultato che ottengo non è 22 più 25, 22 più 23, ma è di meno. Perché? Ma perché il B si somma due volte. Se provassi a fare M' di Fred più M' di Joe, è diverso da M' di Fred più Joe. Allora vuol dire che quando ho dei trasformatori di questo genere, tra una scala e un'altra, scale ammissibili, scale lecite di misura, allora quella misura non ha la proprietà additiva. Cos'è che possiamo misurare con scale diverse che si trasformano l'una l'altra in questo modo? Le temperature. La forma di passaggio dalla temperatura dai gradi Kelvin ai gradi Celsius è questa, con A uguale 1 e B uguale 273, quello che è. Tra i gradi Celsius e i gradi Fahrenheit anche, dove sia A che B sono diversi da 1 e da 0. E infatti non ha senso fare somma di temperature. Mai. Né parlare di doppia temperatura, metà della temperatura. Al massimo ha senso parlare del doppio della differenza di temperatura. Allora sì, ma se faccio differenza di temperature la B si semplifica. Quindi in realtà la trasformazione tra una differenza di temperatura misurata in un sistema e la differenza di temperatura misurata in un altro sistema è proporzionale. Diciamo zero. Quindi si vanno a studiare questi legami tra le proprietà matematiche delle misurazioni e le trasformazioni che è lecito fare tra queste misurazioni, e da lì si capisce quali sono le proprietà che vengono preservate. Ovviamente qua ci sono tutti i problemi teorici di unicità, di esistenza, di un sistema di misura, eccetera, ma noi ci poniamo la domanda in modo più pragmatica, che dice, va bene, ma per una determinata misurazione che voglio fare nel mio processo, qual è la scala di misura più adatta? E ovviamente ci sono varie scale di misure, quelle che vedremo sono tutte caratterizzate dal fatto di essere ciascuna un pochino più espressiva di quella precedente. Quindi non sono scale di misura diverse, disgiunte tra di loro, ma ciascuna è un sottoinsieme di quella precedente. Quindi partiremo da vedere le scale più restrittive, che mi preservano poche proprietà, e poi altre scale di misure, sistemi di rappresentazione, che preservano tutte le proprietà della scala precedente più altre, e quindi sono un pochino più potenti, posso fare più operazioni, e quindi posso poi fare anche elaborazioni successive più ricche. Però ovviamente dipende da cosa sto misurando. E quali sono queste scale? Allora, vediamole qua. Sono queste 5. Man mano che andiamo avanti, no? Dalla scala nominale, ordinale, scala degli intervalli, scala dei rapporti, scala assoluta, man mano che andiamo avanti in questa lista, queste scale diventano sempre più ricche. Ricche di proprietà, quindi preservano un insieme maggiore di proprietà. Quindi posso fare più operazioni su di esse. Mentre invece perdo la semplicità, cioè diventano più complesse da misurare, da gestire, da confrontare, mentre la scala nominale è banalissima. Non ci posso fare quasi nessuna elaborazione, ma non ha nessuna complessità di elaborazione. Quindi non ha complessità perché non ne puoi fare le operazioni, va bene. Allora, proviamo a definirle queste. Allora, la scala nominale è una scala di misura in cui gli elementi misurati, quindi gli attributi dell'entità, vengono piazzati in uno schema di classificazione. Cioè io ho un insieme di classi predefinite, di casistiche predefinite, e quando mi arriva un'entità decido, osservo, misuro in quale casistica, in quale classe
devo inserirla. A quale classe appartiene? Queste classi hanno l'unica caratteristica, l'unico requisito che devono essere diverse tra di loro. Dal punto di vista insiemistico devono essere disgiunte, i loro elementi devono essere distinti. L'esempio che facevamo prima, la città di nascita, è una scala nominale. Abbiamo tutte le classi possibili, sono tutte le possibili città italiane, per esempio, e ciascuno di noi può essere inserito, classificato in una di queste classi. È sempre possibile dire se due persone appartengono alla stessa classe o a classi diverse, queste classi tra di loro sono diverse, distinte. Non c'è ambiguità. Ma non c'è nessuna relazione di ordinamento. Sono città diverse, punto. Non ce n'è una prima e una dopo. Vabbè, posso mettere in ordine alfabetico, ma è l'ordine della stringa che viene prima dell'altra stringa, ma non è una relazione tra le città, è tra le loro stringhe rappresentative, è un'altra cosa. Poi, per comodità mia, posso dire che anziché scrivere Torino, scriviamo 10.100? Anziché scrivere Roma, scriviamo che è 00.100, forse Roma. Scriviamo il codice postale. Quindi, in realtà, il luogo di nascita può essere una stringa, può essere un numero. Anche. Tanto, anche se uso un numero, quel numero lì non significa nulla. Non è che Torino 10.100 e Milano 20.100 vuol dire che Milano è maggiore di Torino. No, è un numero che non ha nessun significato in termini di grandezza, ha solo un significato in termini di uguaglianza o di differenza. Quindi, vediamo un esempio. Vogliamo classificare una persona nel nostro sistema informativo sulla base del fatto che sia sulla base dell'origine da cui proviene, ok? Quindi nel nostro sistema decidiamo, perché magari dal punto di vista fiscale ci interessa, che sia una persona proveniente dall'Italia, dall'Unione Europea o dall'esterno dell'Unione Europea. Abbiamo tre classi. Non mi interessa neanche sapere lo Stato, mi interessa sapere se è in questa, nell'altra o nell'altra ancora. Allora potremmo definire una funzione di mapping, una misura, che dice che se sono italiano quella misura vale 1, se sono europeo quella misura vale 2, europeo ma non italiano, quella misura vale 2, se sono fuori dall'Europa quella misura vale 3. È una convenzione come un'altra. Non vuol dire, l'importante è che uno si diverso da 2 e 2 si diverso da 3. Ma non vuol dire che uno è minore di 2 e 2 è minore di 3. O meglio, capita che uno sia minore di 2, ma non ha nessun senso, non ha nessun significato profondo il fatto che uno sia minore di 2 rispetto all'attributo origine. Quindi è vero che 1 e 2 li posso mettere vicino a un segno di minore, ma non lo devo fare, perché quell'1 e quel 2 non sono dei numeri, sono delle funzioni di mapping a partire da attributi che non hanno di per sé una relazione di ordine. Infatti un'altra funzione ammissibile di mapping è questa, altrettanto naturale. Io potrei dire che se sono italiano nel database scrivo 101, se sono europeo scrivo 3.1 e se sono extraeuropeo scrivo 5. Non c'è nessuno che mi può dire che questa funzione di mapping sia peggiore dell'altra. Perché l'unica proprietà che deve rispettare è che i valori siano diversi tra di loro. Voi dite è completamente sballata, non ha senso, eccetera. Va bene tutto, ma non c'è nessuna differenza dal punto di vista formale tra questa funzione di mapping e quella precedente. Sono entrambe perfettamente in grado di catturare l'unica essenza di una scala nominale, cioè l'identità o la differenza. L'unica cosa che posso chiedere al sistema è quanti sono nati in Italia? Quanti sono nati in Europa? Quanti sono nati fuori dall'Europa? Posso solo contare queste persone.
Se ho due persone diverse posso chiedere, sono nate nello stesso luogo o no? Nella stessa classe, perché poi in realtà non è il luogo preciso. O no? Non posso chiedermi altro. E visto che sono le uniche domande che posso fare, che io le faccia con questa rappresentazione 1, 2, 3, con questa rappresentazione 101, 5 e 3.1, è equivalente. Oppure posso anche avere delle rappresentazioni non numeriche. L'importante è che siano valori diversi tra di loro, punto, l'unica cosa che chiedo. Quindi la scala nominale è ogni volta che io misuro un attributo assegnandogli una serie di valori diversi possibili. Valori diversi tra cui non vi sia un ordinamento naturale, intrinseco. Allora li posso rappresentare in qualunque modo, con un insieme di valori qualunque purché distinti tra di loro. Allora, se ho degli elementi che sono misurati da questa scala, che cosa posso fare? Che operazioni matematiche ci posso fare su queste misure? Dal punto di vista statistico, quindi quando parlo di operazioni statistiche intendo operazioni che da un insieme di misure mi calcolano in un valore aggregato, l'unica cosa che posso fare è contarlo, come dicevo prima, quanti sono italiani, quindi quanti sono con origine uguale 1, oppure origine uguale 101, oppure origine uguale i, a seconda del sistema di misura che provo, che adotto. E quindi potrò calcolare una frequenza. Il 10% sono italiani, il 30% sono europei, e quanto è che rimane? Il 60% sono extraeuropei. Questo lo posso fare perché cosa ho fatto? Semplicemente dei conteggi, ho messo gli elementi nelle varie classi e ho confrontato la numerosità delle classi. Ho sommato non le classi, ma il conteggio, il numero di elementi nelle classi. Potrò fare un istogramma. Potrò dare le frequenze assolute, 267 persone italiane, 312.000 europee, eccetera, oppure relative, con le percentuali, relative al totale degli elementi. E basta, non posso fare altri tipi di statistiche. L'unica statistica un pelino più elaborata che posso fare è la cosiddetta moda. La moda è identificare la classe di maggior numerosità. Cioè io ti posso dire, tra il gruppo degli italiani, quello degli europei e quello degli extraeuropei, qual è il gruppo più numeroso? E volendo anche il secondo gruppo più numeroso, così via. Quindi, nelle misure di tipo nominale, l'unica operazione che posso fare è il conteggio, l'unica statistica che posso fare è la moda. E posso riportare quei dati sotto forma di frequenza assoluta o frequenza relativa. Quindi un istogramma puoi fare. La scala successiva, la guardiamo per confronto, è più usata di quanto pensiamo e più abusata ancora di quanto viene usata, è la scala ordinale. La scala ordinale la definisco come un insieme di classi, come prima, in cui però ci sia una nozione di ordine rispetto all'attributo che sto misurando. Quindi, immaginate un questionario di soddisfazione. Quanto vi sei trovato bene con quel prodotto? Benissimo, bene, così così, male, malissimo. Questa è sicuramente una scala nominale, perché ho 5 classi diverse e tu dai la tua valutazione scegliendo una di quelle classi. Ma in più queste classi hanno una nozione di ordine, nel senso che benissimo è meglio di bene, e bene è meglio di così così, così così è meglio di male, e male è meglio di malissimo. Quindi oltre a essere classi diverse, distinte, hanno anche una nozione di ordine tra di esse.
Quindi è una scala più ricca, c'è un'informazione in più. Non ho solo la nozione, voi due avete votato nello stesso modo, oppure in modo diverso, ma io posso dire che tu sei più soddisfatto di lui, perché hai votato in una classe che è migliore di quella in cui ha votato lui. Quindi in questo caso io posso usare una qualunque funzione di mapping che mantenga la distinzione tra gli elementi, ma anche l'ordine tra gli elementi. Quindi le varie scale dal più piccolo, dal bene, benissimo, eccetera, tante volte nei questionari le trovate su una scala dall'1 al 5. 1 uguale fa schifo, 5 uguale sono soddisfatissimo. No? Oppure dall'1 al 10, oppure non so, con tante altre scale che possiamo inventarci. L'1 al 5 è quello più semplice, ma nessuno dice che 1, 2, 3, 4, 5 sia meglio che 1, 7, 99, 3001, 287 miliardi. È uguale. L'importante è che diamo delle misure crescenti quando le categorie a cui diamo questa misura sono migliori dell'altra. Quindi, questo è ad esempio una scala a 4 valori, che 5, e viene mappata sui numeri da 1 a 4. Ma potrebbe essere anche mappata su questi altri numeri. Allora, fermiamoci su questa. Capiamo subito che l'operazione che si fa di solito, quando tu hai un questionario di questo genere, ma anche pensate ai questionari di fine corso che voi fate. Ok? Voi a fine del corso fate un questionario in cui date proprio una scala di questo genere, da 1 a 4, delle valutazioni. Poi andate l'anno dopo a vedere sul portale della didattica cosa vi danno. Quello vi dicono, su questo corso ha ricevuto una valutazione media di 2,4. Allora, questo non ha senso. Perché il fatto che la media 2,4 sia più vicino al 2 che al 3 è perché ho scelto questo sistema di misura. Se avessi scelto quest'altro sistema di misura, che era altrettanto lecito, e la media sarebbe stata completamente diversa. Ma perché? Ma perché io non posso fare la media di, o fare la differenza o la somma tra completely agree e mostly agree? No, non si può. Se io te lo faccio fare sul valore dell'attributo, tu capisci che non ha senso. Fammi la media di mostly più completely. Che cosa dice? Invece poi ti nascondo, ti metto un 3 e un 4, fammi la media tra 3 e 4, allora fa 3,5. No, non devi farlo, perché quello non è un 3, è un valore qualunque che nasconde mostly agree. E quello non è un 4, è un valore qualunque che nasconde completely agree. Allora, se io posso dirti che mostly agree è peggio, meno meglio, di completely agree, vuol dire che 3 è più piccolo di 4. Ma non ti posso dire qual è il valore medio, qual è la somma, per fare una media devo fare una somma. Cosa vuol dire fare la somma di questi due? Non posso neanche fare la differenza, non posso neanche dire che la differenza tra completely disagree e mostly disagree sia la stessa differenza tra mostly agree e completely agree. La stessa differenza in che senso, scusami? Non è che c'è una scala intrinseca dell'agreement, no? Dell'essere d'accordo, e quindi non la posso misurare, non posso definirla, e se non posso definirla non posso misurarla, fine, punto. Quindi non è vero che la differenza tra 1 e 2 è uguale alla differenza tra 2 e 3, che è uguale alla differenza tra 3 e 4, non è vero. Capita così perché abbiamo scelto una scala di misurazione più semplice, se avessimo scelto questa, che è più furba, si vede che la differenza non è la stessa, ma non mi fa nessun problema se uso correttamente quei dati, nel senso che si usa solamente per confrontarli in termini di uguaglianza o in termini di maggiore, ma mai sommarli, mai sottrarli, non posso. Perché? Perché l'attributo di partenza non si presta. Su quell'attributo non sono definite delle nozioni di somma, di aggregazione, di aggiunta, né di differenza. E allora non le devo fare sui numeri.
Allora, che operazioni posso fare? Però attenzione, ho un'operazione in più, che è quella del confronto. Allora, quale operazione posso fare? Allora, se su una scala nominale potevo solo fare operazioni di conteggio, quanti sono italiani, quanti sono francesi, quanti sono tedeschi, e di frequenza, qui posso già fare operazioni di ordinamento. Cioè, tutti gli elementi, tutte le persone che hanno votato, le posso ordinare mettendo prima quelli che hanno ordinato, che hanno votato 1, cioè mostri di disagree, poi quelli che hanno votato 2, poi quelli che hanno votato 3, poi quelli che hanno votato 4. E l'ordine è ben definito, non è arbitrario. Io nel caso delle nazioni potevo fare tre mucchi, tre gruppi di persone, ma non potevo dire chi viene prima e chi viene dopo, sono tre gruppi diversi. Adesso posso metterli, anche i gruppi, ma i gruppi tra di loro sono ordinati. Quindi posso metterli tutti in fila indiana, partendo da quello che ha votato peggio, arrivando a quello che ha votato meglio. Ovviamente, avendo solo quattro categorie e tante persone, ci sono molte persone adiacenti che hanno votato la stessa cosa. Però ho una relazione di maggiore o uguale tra le singole persone. È un ordine parziale, non è un ordine totale. E questo cosa mi permette di fare? Vi permette di definire delle statistiche un pochino più espressive, ad esempio la mediana. Cos'è la mediana? Beh, io prendo tutte le persone che hanno votato e le metto in fila, come ho detto prima, per ordine di categoria. Poi trovo il punto in cui la fila si divide in due parti uguali, tante persone a sinistra e tante lo stesso numero di persone a destra. Quindi trovo la persona che sta al centro della fila e gli chiedo: tu cosa hai votato? Quella è la mediana. Ok? La classe che è stata votata, la classe a cui appartiene l'elemento centrale degli elementi una volta messi in ordine. È la classe che divide a metà il prima e il dopo, il peggio e il meglio. Quindi se ho una mediana di 4, vuol dire che almeno metà degli elementi ha votato 4. Perché l'elemento di mezzo ha votato 4 e da lì in poi sono tutti maggiori o uguali di lui. Se io avessi una mediana di 3, vuol dire che almeno metà degli elementi ha votato 3 o 4. E almeno metà degli elementi ha votato 1 oppure 2 oppure 3. Non so, il 3, lui ha votato 3, ma non so se è il primo o l'ultimo della sua fila, no? Quindi attenzione che la mediana non rappresenta per nulla la moda. La moda cos'era? Era il gruppo più grande di voti. Se io prendo la persona di mezzo che ha votato 3, magari è solo lui che ha votato 3. Quelli prima di lui hanno votato tutti 1 e quelli dopo di lui hanno votato tutti 4. La moda è 4. O 1, dipende. In questo caso sono uguali. Dipende se sono pari o dispari, dove prendono la metà. Però diciamo, se prima di lui hanno votato tutti 1 o 2 e dopo hanno votato 4, la moda è 4. La mediana è 3. Quindi rappresentano cose un po' diverse. La mediana è un po' strana, come misura. Perché è molto sensibile a che cosa ha votato una singola persona. Però sai che ovviamente quella persona ha votato minore o uguale di tutti quelli che lo seguono e maggiore o uguale di tutti quelli che lo precedono. Quindi un pochino sta a metà. Se noi generalizziamo il concetto di mediana, abbiamo i vari quantili. Se io posso avere, anziché dividere in due la fila, la posso dividere in quattro. E ho i quartili. Il primo quartile, cioè chi cosa ha votato, chi sta al 25%, il secondo quartile che è la mediana, il terzo quartile e il quarto quartile che ha votato l'ultimo. Ho il decile. Divido la fila in 10 e mi chiedo chi sta al primo, primo decimo, secondo decimo, terzo decimo, sono i vari decili o centili, sono tutte queste misure di questo genere. E analogamente posso definire, sempre sulla base dell'ordinamento, il ranking di una certa opzione.
il ranking mi dice quella persona, quella classe, in che punto è nella fila. Quindi su 280 persone, se io ho votato 3, sono il 215esimo nella fila, cioè in che ordine sono messo. Ovviamente si prende il primo elemento di una determinata classe. E quindi faccio delle classifiche, posso fare delle classifiche sulla base di quanto è arrivato in alto, chi ha preso i voti più belli. Allora, il voto che vi diamo all'esame è una quantità ordinale di questo genere, se ci pensiamo. Non ha senso sommarlo, le differenze da voti adiacenti non rappresentano nessuna differenza oggettiva nella valutazione, posso solo dare una proprietà di distinzione, di differenza e, se riusciamo a fare bene il nostro lavoro, di ordine. Ti do un voto migliore se ho fatto un lavoro migliore. E quindi non ha senso fare la media, ma solamente trovare eventualmente la moda, cioè qual è il voto che ho preso di più, o la mediana, qual è il voto che rappresenta metà dei voti che ho, cioè diciamo, maggiore della metà dei voti che ho preso e minore della metà dei voti che ho preso, quindi in qualche modo sta nel mezzo rispetto ai voti che ho preso. Oppure posso mettere in ordine, metto in ordine gli esami che ho dato, da quello a cui ho preso il voto migliore a quello a cui ho preso il voto peggiore, quindi metto in fila. Sono le uniche cose che matematicamente ha senso fare su qualità di tipo ordinale. Regolarmente invece vengono fatte delle medie o delle misure di altro genere, che invece non si possono fare per scale ordinale, si possono fare solamente per il prossimo tipo di scale, che però vedremo insieme solamente martedì.